quando è veramente il momento di abbandonare l'Italia? Quando ci sentiamo pronti economicamente per fare il passo e varcare il confine italiano? Le mie riflessioni, nate da 20 anni di esperienza sul campo, dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliera di là e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Iscriviti immediatamente per ricevere e rimanere aggiornato con le notifiche del canale e metti un like da qui alla fine del video se riuscirò a rallegrarti con le mie considerazioni. Questo è un video del tutto personale, nato dalla mia esigenza di condividere con voi l'esperienza degli ultimi 20 anni in termini di pianificazione fiscale. Perché la domanda che più spesso mi viene rivolta è esattamente questa: quando è arrivato il momento di abbandonare l'Italia? Tra l'altro io ci ho scritto un libro che si chiama Abbandona l'Italia e salva te stesso, che parte da dati economici, cioè è importante partire dal dato economico, questo è imprescindibile, quindi avere evidentemente il sostentamento economico per poter fare un passaggio del genere, ma di per sé, come dire, l'abbandonare, o meglio lo spostare il proprio domicilio, il proprio centro di interessi vitale al di là del confine italiano, nasce da un'esigenza personale, per cui sicuramente il dato economico è importante. Il mio consiglio in questo senso è di voler partire utilizzando il forfettario italiano, che è altamente favorevole o comunque parzialmente favorevole, diciamo che non è tra i peggiori regimi fiscali per chi fa startup in giro per il mondo, e fare poi anche però una riflessione personale, okay? Quindi superato quel dato economico, 65.000 euro di ricavi, secondo me a quel punto è imprescindibile il trasferimento. Se lo faccio prima, lo faccio per motivi anche non economici. Motivi non economici sono la qualità della vita che cerchi all'interno di uno Stato che magari non ti rappresenta, questa è una scelta puramente tua, personale, e non te la può imporre nessuno. Il trasferimento di residenza è un'operazione assolutamente delicata, sensibile, poi chiaramente dipende dalla tua personalità, dalla tua psicologia e anche dal numero di beni, di asset o di attività economiche, di ricavi che hai al momento della partenza, per cui devo fare attenzione a tutto quello che mi lega con il territorio italiano per spostarmi prima di spostarmi dall'altra parte. Ma non esiste un momento preciso all'interno, al di sopra o al di sotto del quale, diciamo, prima o dopo il quale è conveniente spostarsi al di là del confine italiano per abbandonare la penisola. Bisogna chiaramente informarsi e cercare di avere le idee quanto più chiaro possibile, anche sui piani di trasferimenti, cosiddetti relocation plan, che è quello di cui io mi occupo da 20 anni. Cioè bisogna capire, a seconda della propria destinazione, della destinazione desiderata, quali sono le implicazioni fiscali. Anzi, se mi permetti di darti un'indicazione, secondo me la prima domanda che dovresti farti è: voglio una residenza stabile o voglio una residenza flessibile? Ho necessità, piacere di spostarmi in un paese dove già so che rimarrò per tutta la vita, la Spagna, la Germania, qualsiasi esso sia, oppure voglio cominciare a esplorare e capire quindi qual è la giurisdizione che mi dà la flessibilità tale per cui posso mantenere il domicilio, posso mantenere la residenza fiscale, però contemporaneamente iniziare un viaggio in giro per il mondo, chiaramente all'interno di un'area geografica che definisci che ti può interessare, per capire se quelle giurisdizioni dove anche andrò a esplorare di volta in volta avranno più pro, più contro sotto un profilo, lo ripeto, meramente soggettivo, al di là della tassazione. Perché è chiaro che se non ti piace il freddo, difficilmente ti piacerà trascorrere l'inverno in Est Europa. Se non ti piace l'umidità, e allora probabilmente il Brasile nelle stagioni estive non è il posto che fa per te, così come probabilmente non lo è il sud-est asiatico, ok? Quindi sono tantissime le considerazioni da fare. È chiaro che il mio consiglio è di avere un approccio per gradi, quindi parto dalla flessibilità di una residenza flessibile per poi capire, dopo che ho esplorato, qual è la giurisdizione che fa per me, e riuscire poi in questa maniera a creare un piano di pianificazione fiscale e protezione patrimoniale che da quella specifica giurisdizione mi dia l'ottimizzazione, quella parola che non significa niente, che significa tutto, fiscale, e che desidero, o che comunque mi permette di, appunto, di ottimizzare, di avere il massimo, di sfruttare tutto il massimo possibile. Mentre invece quando cerco di mantenere una certa flessibilità, magari da nomade digitale, da imprenditore digitale, a seconda della definizione dell'etichetta che
ti senti più confortevole, è bene sfruttare determinati principi, quelli cosiddetti della flag theory, della flag strategy, ok? Su cui tra l'altro ci ho fatto anche un corso di 25 ore di girato, ma questo è un'altra storia. Questo significa che mentre sei flessibile ti converrà guardarti intorno e per ogni giurisdizione piantare una cosiddetta bandierina, magari un semplice conto corrente, magari una società, magari un'assicurazione sanitaria, magari un'assicurazione medica, magari un'assicurazione sulla vita, magari un trust, magari dipende chiaramente dagli asset che hai a disposizione e anche dal tipo di attività che svolgi, se sei con famiglia, se hai una famiglia, se sei giovane, se sei un po' più grandicello. Insomma, questa flag strategy ti permetterà poi nel corso degli anni di accumulare una serie di asset strategici, cosiddette bandierine, che in realtà fanno tutta la differenza del caso nel corso del tempo, perché per esempio quando c'è stata la stangata nei conti correnti maltesi nel 2018, che hanno chiuso la Sata Bank, e chi non aveva conti correnti in giro per il mondo ma ce l'aveva soltanto a Malta si è trovato con un problema di liquidità importante. Anzi, in realtà dal 2018 in poi, con la nascita del CRS, lo scambio di informazioni finanziarie, quando sono tutte le banche fondamentalmente hanno chiuso ai non residenti, hanno creato una sorta di allarmismo, il cosiddetto grid unbanking, ebbene lì come dire, è sopravvissuto chi nel passato aveva seminato bene, aveva più conti correnti, più società, più frecce nella faretra, per utilizzare una metafora, ok? Quindi guardiamoci sempre intorno, informiamoci sempre già prima di partire se ci sono consulenti che possono aiutarci, se abbiamo contatti in loco che possono illuminarci anche sulla struttura politica, economica e sociale, perché molto spesso partiamo come se fosse un viaggio, giustamente, quindi con un approccio anche più leggero, inconsapevolmente a livello personale. In realtà il mio consiglio, i miei due cent, sono quello di cercare di approcciare a tutto tondo ogni giurisdizione e cercare di andare un po' più in là del mero viaggio personale, quindi delle attività magari turistiche, cercare di andare a capire il sistema, come funziona il sistema politico, il sistema sociale, il sistema finanziario, per cercare di capire appunto se ci sono delle agevolazioni che posso prendere in qualche modo, per esempio un secondo passaporto, ok, e altre cose così. Questa prima parte del ciclo riflessioni di un tax planner oggi si chiude qui, siamo andati anche abbastanza lunghi. Se ti è piaciuto il video, lasciami un like. Per approfondimenti di qualsiasi tipo clicca il link nella descrizione. Sono Luca Taglielatti e noi ci rivediamo nel prossimo video.